e non c'è stata solidarietà di tutte le altre società, perché abbiamo visto tutti gli addetti al lavoro, il giudice è stato una vittima, come una vittima è stato quello lavorese, per carità. Però di là a dire che poi dopo si mette in gioco un campionato, di Tarvistino, una piazza, che grazie alla famiglia Sestile è riuscita a ripartire, grazie all'intervento del presidente Sestile, è riuscita a portare un direttore, un allenatore competente in questa piazza. Poi dopo si trova questi 5 punti di organizzazione, si come questi playoff e tutto eccetera eccetera. Logicamente viene la voglia di mollare. Il mio è un invito al presidente di non mollare, se non deve trasferire la squadra da nessuna parte, perché Giugliano è la seconda città dopo Napoli, che è tutta la provincia di Napoli, quindi deve continuare a fare calcio a Giugliano, anche perché noi a Mondragone non abbiamo una scuola di calcio e stiamo soffrendo terribilmente. Quindi siamo solidali. È dura stare senza calcio, Paolo, ricordiamolo, è durissima. È durissima perché noi siamo addetti ai lavori, o andiamo a Cellule, o andiamo a Sesta, un altro anno andiamo in un altro posto, ma dentro siamo tifosi, come lo è pure il presidente Sestile, perché dal papà, come ho letto in qualche intervista, che ha ereditato questa cosa dal padre, quindi è una cosa bellissima. Io lo parlo parecchie volte con l'amico Giovanni Caropolo, lo sento triste, demotivato, lo invito a non mollare, però sono tante iniziative che stanno facendo a Giugliano. Conosco personalmente qualche tifoso, parliamo di una società, di un grande persona, di una competenza unica, sinceramente. Ma com'è possibile Giugliano non scomparire dal calcio? È la federazione che fa questo, ma mi sarei aspettato dai presidenti delle altre società di fare qualcosa, andare in federazione, ma è impossibile che solamente un'iscrizione. Paolo, ognuno pensa al suo ricicello. Sono in Campania, regionale Campania, io ho fatto qualche campionato laziale. Sì. A metà giugno, ai playoff, chiudono e arrivederci. Chiaro,